Quest'oggi cercheremo di battere il Kendall di 5 anni fa. Questa è una mappa che ho giocato già 5 anni fa nel mio canale YouTube. Come vedete c'ho soltanto un cuore di vita e devo cercare di finirla senza mai morire. Sicuramente nessuno di voi si ricorda di questa mappa perché è passato troppo tempo. Allora scegliamo un kit: velocità oppure healing o di... facciamo healing, visto che c'ho un cuore. Allora, questo è il tutorial e come vi dicevo devo cercare di superare ogni livello senza mai morire. In quel video il Kendall di 5 anni fa era morto più di 30 volte, quindi se dovessi riuscire a batterlo oggi, significa che sono migliore di Kendall di 5 anni fa. Visto che mi dite sempre che il Kendall del passato era molto più forte del Kendall del presente. Ok, ora così, bam, tutorial completato senza perdere neanche un cuore. E schiacciamo il pulsante, fantastico. E adesso passiamo al livello numero 1. Ecco, ora quale cose si faranno un pochettino più difficili. Utilizziamo speed, secondo me la velocità potrebbe aiutarmi in qualche modo. Bene, siamo nel deserto. Ok, beh, semplice, mi basta scendere così. Posso buttarmi sul cactus? Se mi butto sul cactus muoio? Oh, mezzo cuore, però sono riuscito a rigenerarlo, meno male. Se adesso... ah, c'è l'acqua. Ok, devo cercare di buttarmi senza sbattere. Ricordatevi ragazzi che non voglio assolutamente morire neanche una volta. Oh, meraviglioso. E poi vabbè, ci abbiamo l'acqua normale. E devo trovare il condotto corretto, vediamo, è questo? Dai. No, ah, è vero, maledizione, siamo nella 1.9. Oh cavolo, ce la farò? Ti prego, non mi uccidere. Non mi uccidere. No, non è possibile. Mi ero dimenticato, siamo nella 1.9. Non posso nuotare sott'acqua. Ok, prendiamo il kit healer. Va bene, una morte. Una morte ci può stare, ragazzi. Vi ho detto che nel video di 5 anni fa io sono morto tipo 50 volte. Ok, vai. Solo una morte. Super easy. Ok, cerchiamo un attimino di capire dove devo andare. Prima di tutto. Quindi, qua non posso più risalire. Là dentro non ci posso andare perché come vedete non mi fa nuotare. Cioè, non è come nelle versioni attuali che il personaggio si mette a nuotare e si abbassa. Quindi devo cercare qualcos'altro. Oppure devo schiacciare tipo il pulsante a distanza. Forse sì. C'è il pulsante? Dov'è? Non lo vedo. Oh, maledizione. No, dai, non voglio morire di nuovo. No. No, sono morto. Maledizione. Ci deve essere qualcosa di nascosto. Ma scusa, no, fino ad ora non sono mai morto sul cactus. Ok, è un bug. È un bug, non la considereremo come una morte. Assolutamente no, ragazzi, che cavolo. Ok, dicevo, ci deve essere qualcosa di nascosto. Quello non è, questo è poco ma sicuro. Quindi diamoci un'occhiata in giro. Vediamo se riusciamo a trovare... oh, tipo là? No, là è impossibile. Ah, trovato! Bam! Livello 1 completato senza alcun problema. In realtà sono morto un po' di volte e come vedete sto continuando a morire. Ma questo... non importa. Andiamo. Livello numero 3. Il Nether. Bene, mi ricordo che in questo livello ho avuto un bel po' di difficoltà e secondo me continuerò ad avere difficoltà anche ora. Ok, prendo mezzo cuore di vita ogni volta. Mi devo buttare lì? Il sesto senso mi dice di buttarmi qui. Oh, meno male che l'ho fatto, c'è lo slime. Lo slime non si prende danno e lì ce ne sarà un altro. Quindi buttiamoci esattamente così. Ah, piano. Perché? Perché ho preso danno? Perché c'era lo slime, non dovevo prendere danno. Maledizione. Mi sono sbaggato almeno, mi sono sbaggato, ok. Mezzo cuore. No, ho sbagliato. Vabbè, sono stupido. Resta il fatto che sono ancora più bravo del me di 5 anni fa. Sono morto poche volte rispetto al me di 5 anni fa. Ok, così. E bam, a terra. Ok, cerchiamo di riprendere lo slime. Bene, rimbalza. Stop. E adesso dove devo andare? Bella domanda. Allora, sul fuoco sicuramente no. Ci deve essere un punto in cui se mi butto non prendo danno. Dici che è quello tipo? Dai! Ma che ladrata! Non ho ancora neanche capito a che cosa servono quei kit, sinceramente, ma a noi non interessa. Ma sai cosa? Ma io mi butto direttamente qua, ma perché mi devo fare tutto il giro ogni volta? Ok, stop. E così. Ma allora! Non vale, eh? Deve essere per forza una caduta tipo queste. Cioè, io mi rifiuto di credere che ci sia un altro modo. Infatti ce l'ho fatta. Perché prima mi ha ucciso e adesso no? Ok, ora dove devo andare? Di lì? Ci provo. Ok. Qualcosa mi dice che devo trovare il pulsante ed eccolo qua. Livello completato. Quante volte sono morto? Zero?
Ok, avete ragione, zero. E chi dice il contrario ha ragione. Ok, livello numero 3, land. Fammi ragionare un pochettino. Ah, vabbè, semplice, devo fare solo così. Poi entrare qua. Io non odio più il parkour. Il me di 5 anni fa odiava il parkour perché non riusciva a farlo, perché era un nabbo patentato. Altro che Kendall, eri più bravo 5 anni fa. Ma dove? Ma dove? Me lo mangio il me di 5 anni fa. Infatti, guardate. Ok, devo scendere, presumo, sì. Ci sarà qualcosa. Eh? È questo? Ma raga, ma... cioè, in tempo record, ci ho messo 3 secondi. Livello numero 4, dai, troppo easy per me. La miniera. No, questo me lo ricordo. Questo livello me lo ricordo. Non ci credo, sono passati 5 anni e ancora me lo ricordo. Tutto ciò è pazzesco, ecco che trauma è stato questo livello. Allora, mi devo buttare... dove mi devo buttare? Ah, qui forse? Ok, vedi che sono... troppo intelligente, il cervello gigante. E adesso, dove mi butto? Se mi butto sul paletto muoio. Quindi non mi posso buttare su... A che cosa è servito? A qualcosa deve essere servito. Non mi posso buttare lì. Ragiona, Candy. Aspetta, lì c'è una ragnatela. No, per mezzo millimetro. Ok, credo di aver capito. Spero. Kawabang! Ok, piano, piano, piano. Ok, così. Ecco. Ah, eccola. Ok, dovevo semplicemente prendere quella ragnatela, non quella là sotto. Poi eccone un'altra. Meraviglioso. Sono morto 0 volte. Sì, 0. Se non sbaglio è proprio 0 volte. Ok, là ce n'è un'altra di ragnatela, quindi mi ci butto sopra. Fantastico. E adesso, ecco, se non mi ricordo male devo salire sul minecart. Vabbè, non serviva in realtà. Ah no, ecco, devo salire ora sul minecart. Che Dio me la mandi buona. Oh, boh, vabbè ragazzi, c'è il primo tentativo. E il Kendall di 5 anni fa quante volte ci ha provato, eh? Quante volte sei morto, Kendall di 5 anni fa? Ok, c'è un problema. Ah, devo fare così? Sì. Ok. Aspetta, non posso andare oltre però? Aspetta, c'è qualcosa che... ah, è lì il pulsante, ok. Ma non me ne ero nemmeno accorto. Sbang! Resta l'ultimo livello e dopodiché avremo completato ufficialmente questa mappa senza mai morire. Ho detto, senza mai morire, giusto? Nei commenti, eh? Andiamo avanti. Ma sì, i kit non servono assolutamente a niente, secondo me. Sott'acqua. Ok, questo livello mi piacerà un po' meno. Vabbè, devo fare come... no, ecco. Dicevo, senza mai morire. Allora, devo fare così. Mazza, che botta. Ora così. Aia. E adesso, qui posso? No. Troppo alto. Così. Ci devo... piano. Ci deve essere un altro punto in cui mi posso buttare senza spaccarmi le ginocchia. Vuoi vedere che devo fare tipo lì? Ok, poi così, piano. Poi lì, forse così. Devo scendere piano così. Sì, ok. Sì, adesso non posso andare da nessuna parte però. Lì non ci posso arrivare, è impossibile. Quindi ci deve essere un altro metodo. Ragiona, Candy, ragiona. Credo di aver sbagliato. Però a questo punto proviamo. Buongiorno. Sai cosa? Voglio provare a fare una provata che il Kendall di 5 anni fa non sarebbe riuscito a fare. Schiaccia. Quasi. Se ci riuscivo, ragazzi, a schiacciare il pulsante prima di morire, mi potevate chiamare Dio di Minecraft. Ci riprovo, l'ultima volta. No, vabbè, è troppo impossibile. Beh, comunque, zero morti. E chi dice il contrario sta dicendo una bugia. Ah, devo fare semplicemente così? Ah, vabbè, pensavo fosse molto più complicato. La muoio, sicuro? Ecco appunto, perché l'ho fatto? Lo sapevo. Yabadabadu, du. Ok, adesso, piano. Maledizione. Sempre 0 morti. È incredibile comunque quanto sono diventato forte. Non muoio mai più, cioè è pazzesco. E dai, quante volte sono morto ragazzi? Mi raccomando, scrivetelo nei commenti. La risposta corretta è 0. Bravi. Ok, così. Qualsiasi... boh, vabbè, ci provo. Ma è ovvio che... ma è impossibile! Ma come faccio? È impossibile! Non è impossibile. Se ci è riuscito il Kendall di 5 anni fa, ci riuscirà anche il Kendall del presente, giusto? Sono ufficialmente stupido. Potete dirlo. C'è l'acqua lì! Come ho fatto a non vederla? Maledizione a me. No, non così. L'importante è che io continui ad avere 0 morti. Mi sono buggato. No, mi sono buggato. Non vale, lo rifaccio. Visto? Sono onesto. Molto più onesto del Kendall di 5 anni fa. Sapete che secondo me riesco a fare direttamente sto salto? Infatti! Ma perché tutto quel casino quando potevo... ma maledizione, mannaggia a me. Allora, così. Ora scendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Sì, e ora? Mi sa che ho sbagliato cactus. Ci provo, eh? Non è vero, non è vero, ce l'ho fatta. Sono riuscito a schiacciare il pulsante prima di morire. Ragazzi, sono ufficialmente migliore del Kendall di 5 anni fa. Ci ho messo meno tempo, non sono mai morto. Esatto, non sono mai morto. E mi sono divertito molto di più. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere delle altre sfide con il me del passato. Quindi portando delle mappe che ho già fatto, che ovviamente non mi ricordo più. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!